Era intestato il papà, Zango Umberto, Spirano, provincia di Bergamo. È stato il 6 febbraio del 1962. Un libretto che praticamente c'è su, lo compila il veterinario la primavera e l'autunno, con sulla data del risanamento degli animali. E dopo, prima che bisognava chiedere il permesso al comune, così si presentava la domanda in comune, timbrava, il sindaco timbrava e firmava il libretto. Praticamente ti lasciava il permesso di pascolo magari per 10 giorni nel tal comune. Poi era un libretto sanitario che si portava con dei documenti veterinari chiamato foglio rosa che si portava in comune. Questo serviva per, era un libretto, come avere il libretto il giorno d'oggi di una macchina. Se ti trovava questo libretto il veterinario ti faceva la sanzione della multa. Era una sorta di quadernetto dove registravano tutti i loro spostamenti. Ma voi pensate, un pastore che deve scrivere al comune sul cui territorio intende pascolare 15 giorni prima. È folle, nel senso che lui non lo sa se trova l'erba proprio lì e come saranno le condizioni del tempo e tutte queste cose, se 15 giorni precisi sarà lì nel tal posto alla tal ora. Sfogliamo, qua del 64 ha preso l'alpeggio a Roncobello, 65 sempre a Roncobello. Adesso mi pare che basti una telefonata, perché insomma, sempre, avete presente un pastore dove si mette a scrivere su cosa scrive? Hanno tutti il cellulare, fanno la loro telefonata, mi pare che sia un giorno o due prima, e quindi è una cosa un pochino più abbordabile, ecco. E come fai a definire che fino qua arrivo qua sotto te e qua sopra io? Infatti, come fai a Non ci definire? sono confini da dire, più o meno, però litighiamo sempre anche fra di noi. Dovremmo sederci a un tavolo e dire io arrivo fino qua, te lì, te lì, te lì, te lì. Non va d'accordo nessuno. L'Abatido è il posto dove un pastore gira dopo la montagna. Tutto. Ogni pastore ha un suo posto. A quello spazio che è per pascolare il suo gregge, tutto l'anno a questi comuni, questi paesi o province, diciamo di secondo dove le ha, e si chiama da noi Batide. Aldo, possiamo chiederti com'è che ci si fa la batida? Cioè, com'è che, da chi è che l'hai acquisita? Da chi è che Madonna, è tua? O la batida com'è un che te la po'. sei costruita, diciamo? La batida. Vai a toccare un tasto, un po' è il tasto dei pastori che è, insomma, un po'. È successo un fatto in Piemonte, là che è arrivato uno un po' robusto che dice io uno alla volta vi mangio tutti, ma loro hanno visto la storia, cosa hanno fatto, si sono riuniti, gli hanno fatto mangiare un po' di sabbia e quello lì è cambiato posto, hai capito? Cioè, non si dovrebbe arrivare però a queste cose. Chi va lo fa con la forza, chi con la filosofia, chi. Comunque, diciamo, io sono venuto qua, ho incominciato a fare il pastore, un po' di batida ho dovuto prenderla. Vicino a casa mia smette uno che faceva il pastore e a questo gli chiedo se posso venire io nel suo posto, perché lui poteva lasciare anche un altro. Oggi un pastore dice io sono qua, sì, ma la batida deve avere una storia dietro, cioè dove l'hai presa? Non è che uno può dire io è mio, ma di chi l'hai acquisita? L'hai acquisita con la forza, dando quattro cazzotti a quello là, perché era debole, l'hai mandato via. Non è così, perché ci sono anche quelli. Perché se lei volesse, cioè io dalla mia Batido, sia quella che ero a Bergamo e questa, c'è una storia dietro, c'è ancora testimonianze, le figlie, i figli di chi faceva il pastore. Però dopo c'è sempre quello che incomincia a dire, però lui ma veniva di là, però di là non doveva venire, dovevo andare io. Grosso modo abbiamo una zona delimitata. E dopo sta un po', diciamo, lo facciamo un po', vogliamo allargarci di qua, perché c'è più comodo, a me è più comodo allargarmi qua piuttosto che di là, allora ci mettiamo d'accordo magari da dire con l'altro ti lasci un pezzo di là, io prendo un pezzo di qua. Andare d'accordo è la cosa più bella.
Io non vado mica a stuzzicare il pastore, che magari io arrivo fino a quel paesino lì, di là c'è un altro. Se no, non ce n'ho, io mi arrangio, io non vado a stuzzicare nessuno. E così voglio essere rispettato anch'io. Ci si rispetta, si va d'accordo. Poi un giorno uno in quella di uno e l'altro in quello di qua, non è che cambia tanto, ci si aiuta qualche volta. Lì dipende sempre anche lì dai soggetti, se uno sa stare con gli altri o se uno vuol fare il lavativo. Che uno se ha un posto suo e conosce la gente conosce il pastore e te lo gestisci. Se ci siamo dentro in tanti, uno va a destra, uno va a sinistra, io dico buongiorno, quello gli dice va a fare un bagno, basta, è finita. Invece io mi gestisco il mio posto, quello il suo, ognuno il suo, e rimaniamo tutti tranquilli. Conosciamo la gente, ci sono pastori che sono sposati in questi paesini, hanno preso mogli, hanno fatto famiglia e tutto. Vedi bene, vedi? Oh. Com'è che fa dire quando arriva? Ah beh, li vediamo arrivare. Poi è passato l'altro giorno a mettersi d'accordo con mio marito, aveva detto che sarebbe arrivato oggi. E arrivato stamattina. E cosa succede? Cioè dopo, non so, vi dà l'agnello, com'è che regolate questa cosa? Ma no, adesso lui se c'ha qualche agnello in più piccolo ce lo dà, però noi non pretendiamo niente. Non pretendiamo niente, perché tanto il terreno è lì, la sua comodità di fare il lavoro che deve fare con le pecore, poi dopo le carica e va via. Quando è Pasqua noi facciamo i regali agli agricoltori, capito dove pascoli? Pezzo d'agnello uno, mezzo agnello, mezzo capretto, davo a comprare gli altri pastori e li avevo a casa. Pasqua e Natale all'agnello, sempre, perché bisognava far così. Anche ai padroni dei campi le davamo sempre. A Pasqua e Natale il capretto e l'agnello, sempre. Adesso questa usanza è andata giù, non c'è più. Ma allora sì, uccidavamo tanti di quei capretti e agnelli per regalare. E mio marito piangeva. Andava a comperarli al mercato, i capretti e gli agnelli, per non uccidere i suoi. Con due parole convinci il contadino, convinci, hai capito? Però se non vai mica a chiedere, lui arriva infuriato, capito? Poi vuol dire anche quello. Bisogna, sai, due parole magari vai a dire e posso entrare, perché tanti ti dicono perché vieni a chiedere, siamo amici tanto per dire, però c'è sempre quello che l'anno prima magari ci hai fatto qualcosa. Se uno passa può passare sempre con determinato, e deve rispettare anche l'altro pastore, fa il suo giorno qua, dopo fa un po' di chilometri, fa un altro giorno e poi va dove deve andare, non è che può stare un mese. Mantenere la propria battita è una cosa difficile, cioè voglio dire... Se hai vicino persone ragionevoli, no. Se hai vicino persone che ragionano poco, può essere una cosa difficile. Episodi un po' violenti? Violenti, violentissimi, gente che è andata all'ospedale, gente... Sì, venivano di notte, mentre dormivi, in 3-4 ti lasciavano morto. E poi subentra l'odio, perché se domani mattina arrivano che mi sfasciano il figlio, logicamente a comportarsi da una persona normale dovresti fare solo denuncia. Ma siccome che non è così, dopo viene il contrattacco, se non riesco io, qualcuno arriverà. Ma non è così che funziona il sistema. Qua stiamo parlando di cose di 1000 anni fa, e nel 2000... dal 2011, diciamo, siamo nel 2000, queste cose non devono più succedere. Però sono successe anche l'anno scorso, 2 anni fa.